Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio del Tuning in GTA Online. Vabbè, penso che molti di voi al momento avranno già fatto il tuning di questa auto, però magari ci sono altri che non possono permettersela. Io spero che tutti possiate permettervela. È un'auto che costa 2.200.000, ragazzi, la Rockstar ha cagato fuori dal vasetto proprio. E niente, andiamo a vedere come si può modificare quest'auto, che all'apparenza sembra già bella di suo, insomma. Allora andiamo a mettere tutte le varie cosine, faccio molto velocemente, ragazzi. Andiamo a mettere tutte le cazzatelle che comunque ci sono nell'auto, che comunque dobbiamo mettere, tipo, non so, la carrozzeria, tutte le cazzate varie, insomma, no? Ci siamo capiti, per intenderci. Mettiamo tutto a nostro piacimento, ma come sapete tutti, sono uscito dallo Santos Custom, ma va bene, rientriamo. E come dicevo, come sapete tutti, il top per me è la verniciatura, ragazzi, dove uno comunque si bizzarrisce un pochino e cerca i suoi aggiustamenti migliori, diciamo, no? Io, come avete notato in tutti gli episodi di tuning, lascio sempre per ultima la verniciatura, perché a me piace lasciarla per ultima. Abbiamo messo una bella targa WTF e vabbè, niente, proseguiamo, andiamo a finire di modificare quest'auto e andiamo a vedere che cosa manca ancora, cosa manca. Allora mettiamoci un bel cerchio GT Chrome, che a me questi cerchi fanno morire, sono veramente spettacolari. Ci sono anche altri che mi piacciono molto, però il GT Chrome è il GT Chrome, insomma, ragazzi. Andiamo a vedere. Io adesso sto mettendo un colore metallico, ragazzi, e mettiamo questo, e adesso metterò la perlescenza sotto questo colore metallico, così magari per dare un effetto un po' particolare. Vediamo come esce fuori. E niente, adesso io mi ero un attimino dimenticato di andare sui metallizzati. Comunque, come potete vedere, questo glitchetto ancora funziona, ragazzi, di mettere il perlescente su colori che non si può mettere, quindi insomma ricordatevelo. Cogliamo due piccioni con una fava in una puntata di tuning, vi rinfresco anche la memoria sul glitch dei perlescenti. Io direi che questo colore vada abbastanza bene, mi piace su questo metallizzato, anzi metallico, non confondiamoci, metallico. E poi andiamo a mettere il colore secondario, ragazzi. Io come colore secondario metterò un cromato, come state vedendo, con un colore grigio. Mi sembra abbastanza decente, insomma, mi sembra abbastanza carina. Poi so gusti, a me magari piace, a qualcuno di voi non piace, però questa cosa di mettere il cromato e il metallizzato insieme è molto bella, anche perché ci dà la possibilità di mettere un colore grigio, un metallico e un cromato, ragazzi. Anzi, abbiamo la possibilità di mettere due perlescenze, insomma, diverse nella stessa auto. Non so chi lo fa, io però è un po' che lo faccio, a me piace moltissimo. E quindi niente, solito saltino, solita acrobazia, solita cazzatella, ragazzuoli, e nulla di fatto. La macchina, devo dire che è una bomba, è abbastanza buona, questa alettone molto particolare, anche se di rifinitura esterna non è che abbia molto, tranne minigonne, qualche cazzata varia tipo il cofano, queste cazzatelle così, però comunque sia c'ha questo alettone che esce fuori quando corriamo e quando freniamo. Niente, la macchina è abbastanza buona, ragazzi, e vi consiglio di comprarla se avete i soldini. Un saluto da Maxi, al prossimo video.